Linea Pelle arriva in un momento congiunturale in cui il settore conciario a livello globale ha registrato qualche segnale di rallentamento rispetto al recente passato, che invece era un settore molto, molto positivo. L'ultimo biennio si era chiuso sicuramente in rialzo. Segnali di rallentamento che dipendono sia da motivazioni esogene al settore, come le tensioni commerciali a livello internazionale, che anche ragioni invece legate alle dinamiche di domanda dei principali settori di utilizzo. All'interno di questo quadro comunque di parziale raffreddamento, l'industria conciaria italiana, che ricordiamo è leader a livello internazionale, ha registrato un aumento nel primo semestre in termini di volumi produttivi, quindi una dinamica che permane positiva, a fronte invece di un lieve ribasso nei valori di produzione e nell'export. La clientela delle concerie italiane continua a lavorare molto bene per quanto riguarda i settori dell'automotive e della pelletteria, principalmente legati al lusso, mentre qualche difficoltà in più si registrano sul fronte calzaturiero, sull'abbigliamento e sull'arredamento in bottino. Per chiudere una panoramica sui settori espositivi, accessori e componenti, che sono un'altra grande componente tra gli espositori della fiera, chiudono il semestre con una dinamica in crescita, soprattutto grazie al buon andamento degli accessori metallici e dei componenti per calzatura, mentre invece il terzo grande macro settore merceologico presente in fiera, cioè quello dei tessuti e dei materiali sintetici succedanei alla pelle, anche per quel segmento la prima parte del 2018 è stato mediamente positivo. La dinamica ha toccato a giusto qualche eccezione per quanto riguarda qualche prodotto merceologico ben specifico. Le prospettive sono comunque positive sia per la chiusura dell'anno che per l'anno successivo.